Innanzitutto permettetemi di ringraziare la Presidente della Commissione Finanze Carla Ruocco e il Sottosegretario al Ministero Economico e delle Finanze Massimo Bitonci. E molto in breve, Sottosegretario, noi italiani all'estero, io sono residente a Zurigo, se possediamo una casa in Italia tenuta a disposizione, paghiamo per questa casa l'IMU come se fosse seconda casa. Per noi, Sottosegretario, per noi italiani all'estero, la casa in Italia è molto importante. Per mantenere innanzitutto i nostri contatti con la madrepatria, con cui abbiamo molto spesso fortissimi affetti e anche moltissimi legami economici, e inoltre anche per favorire un nostro eventuale futuro ritorno nella nostra terra di origine. Se vendiamo casa, Sottosegretario, il nostro ritorno in Italia sarà molto molto più difficile. Per favore consideri che questo argomento è una delle priorità per la comunità italiana all'estero. Tengo a precisare inoltre che questa cosa è in linea con altri provvedimenti nella nostra agenda, per esempio per l'agevolazione per il rientro dei pensionati dall'estero. In poche parole, Sottosegretario, io chiedo innanzitutto quante sono le prime abitazioni di proprietà di cittadini italiani e separatamente pensionati, residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, e la loro distribuzione nei diversi continenti. E questo per valutare come e quando attuare questo provvedimento in questi tempi di grande ristrettezza economica e di crisi economica. Grazie mille. Grazie, prego. Grazie. Articolo 9 bis decreto legge 47/2014 prevede che a decorrere dell'anno 2015 sia considerata adibita l'abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, a condizione che la stessa abitazione non sia locata o concessa in comodato di usufrutto. Per tale abitazione, oltre esenzione IMU, è previsto anche la TASI e la TARI siano applicate in misura ridotta ai 2/3. Primariamente, si evidenzia che l'agevolazione in esame è stata oggetto di vaglio comunitario da parte degli uffici della Commissione. Con nota dell'11 ottobre 2018, il Ministero per gli Affari Europei, struttura di missione del procedimento di informazione, ha comunicato che la Commissione Europea ha respinto le osservazioni fornite all'Italia, chiudendo negativamente il caso EU-Pilot, con la prospettiva che la Commissione adotti una lettera di costituzione in mora. Lo specifico riferimento alla richiesta formulata dagli onorevoli interroganti, occorre premettere che i dati in possesso delle amministrazioni finanziarie derivano dal matching delle informazioni delittuali catastali incluse nella banca immobiliare integrata e le informazioni acquisite dall'INPS relativamente ai soggetti titolari di pensione. Le regolazioni sono state effettuate sulla base dei dati presenti nella quinta tributaria, di cui risultano circa 2 milioni di soggetti residenti all'estero e iscritti all'AIRE. Ciò premesso, risulta che il numero di soggetti iscritti all'AIRE e proprietari in Italia di almeno un'abitazione o una quota di essa sia circa di 564.000, di cui 485.000 è rappresentato da coloro che risultano proprietari di un'abitazione che può essere considerata prima casa. La differenza è costituita da persone che hanno in Italia solo abitazioni locate o concesse con dato d'uso. Si precisa che, in assenza del requisito della residenza in Italia, in caso di possesso di più abitazioni, è stata considerata prima casa l'immobile con rendita catastale più elevata. Di seguito si riportano la distribuzione dei soggetti proprietari di prima casa. Allora, prima abitazione di proprietà cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE. Tutti i soggetti AIRE proprietari di abitazioni, abbiamo detto soggetti 485.193, numero di abitazioni 289.853. Di cui titolari di pensione 66.120, numero di abitazioni 37.792. Poi abbiamo uno schema che io le faccio avere, caro onorevole, tutta la ripartizione relativa anche ai paesi esteri di riferimento in cui esistono queste abitazioni. Quindi io le farei consegnare copia di questa dettagliata documentazione. Grazie. Bene, il collega Pini. Grazie Sottosegretario, complimenti per la velocità nella risposta e per i numeri dettagliati. Confido che questi dati possano essere la base per poter in un futuro prossimo provvedere all'eliminazione di questa odiosissima tassa per noi italiani residenti all'estero. Grazie ancora. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 808 del collega Ornato, sistema sanzionatorio.